Un parco mezzi importante sia per la qualità dei mezzi sia per il risparmio di cui godrà l'azienda stessa. Io devo ringraziare anche tutta l'azienda che ha seguito la gara, che ha predisposto la gara, che ha fatto l'ufficio acquisti, che ci ha consentito oggi di fare questa presentazione dei mezzi, tenendo presente che questa operazione ci consente di passare da un parco macchine di 14 mezzi a noleggio a 29 mezzi di proprietà, con un risparmio su base annua circa 350.000 euro. Con un parco macchine nuovo vuol dire che anche quello che riguarda la spesa per manutenzioni, spesa di officina, spesa di ricambi, si riduce sensibilmente, perché, come dicevamo prima, ci si augura che per i primi 2-3 anni le cose vadano bene. La raccolta dell'indifferenziato sta scendendo, vuoi perché è aumentato la frazione differenziata, vuoi perché la gente ci mette più cura nello smaltimento dei rifiuti, per cui ci sarà anche un risparmio dal punto di vista del costo di smaltimento, perché stimiamo intorno a 600.000 euro su base annua. Tutte queste cose stanno facendo sì che l'azienda possa diventare competitiva, visto che adesso la normativa nazionale spinge verso la privatizzazione, la liberalizzazione, la privatizzazione o, bene che vada, le fusioni tra aziende pubbliche. Per quanto riguarda le macerie, noi stiamo lavorando con circa 120 persone a cui stiamo garantendo uno stipendio e stiamo facendo un lavoro che i complimenti ci sono stati fatti sia dal soggetto attuatore, sia dal commissario e da tutti quanti. Quindi diciamo che l'azienda in questo momento è fortemente competitiva e risanata. Avete letto sui giornali qualche tempo fa che il bilancio si è chiuso con un utile di esercizio di 1.200.000 euro circa, che ci ha consentito di recuperare totalmente le perdite pregresse, quindi di reintegrare il capitale che era stato intaccato dalle perdite degli anni precedenti e di addirittura mettere una riserva per eventuali futuri problemi che dovessero sorgere. È stato fatto il leasing per alcuni mezzi, quelli più importanti, quelli che vedete laggiù, i monoperatori, mentre per quanto riguarda i mezzi piccoli, i mezzi satellite, li stiamo acquistando a blocchi con mezzi propri, con risorse interne. Questo ci consente di, tra l'altro, di risparmiare ulteriormente, perché che cosa vuol dire? Non abbiamo più la diluizione in 7 anni, chiudiamo in un anno e portiamo soltanto la voce ammortamento e questo qua ci fa risparmiare interessi passivi. Il ciclo dei rifiuti in questo territorio si sviluppa in questo modo: nelle zone dove è già partito il porta a porta viene fatta la raccolta differenziata spinta nelle 5 frazioni che vengono avviate alle filiere, Coreve, Corepla, eccetera, e dopodiché la frazione indifferenziata, che prima andava in discarica, adesso viene invece avviata a un impianto di recupero che sta a Santa Maria di proprietà, messo a disposizione dalla Segern S.p.A. E qui viene fatta un'ulteriore differenziazione tra la frazione secca, che diventa recupero R1 e viene portata a recupero di energia nel termovalorizzatore di Ravenna, in accordo con la Era Ambiente, e la frazione umida, che invece recupero di materia, viene portata al digestore anaerobico di Cesena, recupero di materia. Purtroppo nell'immaginario della gente un impianto tipo il digestore, un impianto tipo il termovalorizzatore è un impianto che fa paura, e in realtà non è così, perché il digestore che sta a Cesena, io sono pronto a portarci in visita chiunque, pensate che a Monaco sta a fianco allo stadio. Quindi vuol dire non è un impianto impattante o ambientalmente pericoloso, però la gente dice davanti a casa no. Se noi potessimo avere un impianto di quel tipo dalle parti nostre, noi risparmieremo anche 500.000 euro di trasporti e non è poco. Presidente, tornando alla questione delle macerie, a che punto si è con lo smaltimento? Si può dare qualche cifra? Dunque, sono state smaltite, raccolte fino adesso il 40% delle macerie di produzione pubblica, cioè quelle che riguardano noi. Stiamo attualmente intorno alle 1.200 tonnellate, quindi ci stiamo avvicinando in maniera progressiva, tenendo presente che con la bella stagione raddoppieranno i turni e aumenteranno le linee, perché adesso andremo anche nei comuni limitrofi, Villa Sant'Angelo, San Giosanio Forconese, Castelnuovo di San Pio, ci hanno già chiesto di poter intervenire. E le macerie purtroppo lo sanno tutti, speriamo che finiscano presto da un punto di vista di cittadino. Speriamo che finiscano tardi da un punto di vista di stipendi da erogare in giro. Vengono triturate a Pontignone, possono essere riutilizzate come materiale per il riutilizzo come sottofondo viario, come argini fluviali,
Credo che ne utilizzeremo una parte per quanto riguarda il campo sportivo sia di Villa Sant'Angelo che il palazzetto dello sport di Centicolella, quindi noi siamo a disposizione. Assessore Moroni, a breve partiranno nuove aree che verranno servite dalla raccolta porta a porta? Sì, il nostro progetto va avanti con grandi risultati, abbiamo oltre il 70% di raccolta di risultati in termini di raccolta differenziata e quindi dopo aver affrontato tutta la questione nella zona est della città ed essere entrati un po' anche al centro cittadino con via Strinella e zone limitrofe, adesso aggrediremo la zona ovest, quindi cominceremo adesso nei prossimi giorni con Arischia, Preturo, Sassa, quindi c'è un'azione di accerchiamento nei confronti di tutto il nostro territorio che ci consentirà, così come abbiamo previsto, entro la fine dell'anno di raggiungere l'80% del territorio con i risultati che poi sono quelli che abbiamo anche di legge, no? Che dobbiamo rispettare anche per legge, di andare oltre il 65% sul livello territoriale di raccolta differenziata. Ovviamente ci servono i mezzi, ci servono gli strumenti, non ci servono soltanto i contenitori, ma anche questi nuovi mezzi in leasing ci danno la possibilità di essere meglio organizzati, meglio strutturati, meglio attrezzati e tutto questo ovviamente ci consente di guardare con grande serenità, se vogliamo, a queste prospettive, anche di cambio culturale rispetto al ciclo integrale dei rifiuti, il ciclo integrato dei rifiuti che ormai rappresenta per noi un fatto ineludibile. 20 anni di ritardi ci sono stati, ma stiamo recuperando a grandi passi, avevamo cominciato a farlo nel gennaio del 2009, poi arriva il terremoto, però grazie a questa organizzazione e anche se vogliamo al senso di responsabilità dei cittadini che stanno collaborando in maniera forte, positiva, con grande convinzione, stiamo veramente recuperando bene. E poi c'è un altro problema che stiamo riaffrontando in questi giorni proprio in ragione del fatto che con l'avvio dei cantieri pesanti, della ricostruzione pesante, c'è bisogno della riapertura dei punti di conferimento degli ingombranti che erano stati aperti per 18 mesi. Su ordinanza sindacale, nel mese di dicembre si erano chiusi perché sono sospesi più che chiusi, adesso con una procedura che viene autorizzata anche dal soggetto attuatore secondo quella che è l'OPCM specifica, i 4 punti di conferimento per ingombranti vengono riattivati in questi giorni, abbiamo bisogno di uno sfogo che altrimenti va a realizzarsi sul territorio in maniera indiscriminata e questo non ce lo possiamo permettere.